Ben trovati l'appuntamento con il Dottor Consiglio, il nostro settimanale che ci porta all'interno del Consiglio regionale della Toscana. Sono tre temi che affrontiamo in questo nostro incontro. Il primo argomento, molto tecnico, si parla del bilancio di previsione 2024-2026, via libera all'assestamento con l'approvazione a maggioranza, 22 voti a favore e 10 contrari. Poi con i risparmi dell'Assemblea verranno aiutati i comuni colpiti dall'alluvione e conservata la memoria con l'80° anniversario della Liberazione. E poi torna la magica atmosfera del Medioevo nel Borgo dal 2 al 4 agosto a Rocca Tederechi in provincia di Grosseto. E quindi l'assestamento al bilancio finanziario 2024-2026 rende definitive quelle che sono le previsioni indicate in via presuntiva nel bilancio dell'esercizio in corso in relazione alle risultanze del rendiconto dell'esercizio precedente. Da qui la rideterminazione dei valori della giacenza di cassa, quindi l'assestamento del disavanzo da debito autorizzato e non contratto nel 2023 rideterminato a un importo pari a 632 milioni di euro. L'Aula del Palazzo del Pegaso quindi ha votato la legge a maggioranza con 22 voti a favore e 10 contrari, registrando il voto favorevole dei gruppi di maggioranza e quello negativo dei gruppi di minoranza. Ascoltiamo i consiglieri, partendo però dal presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. Ma io sono molto orgoglioso perché il rendiconto 2024 ha portato dal 2015 al 2024, in 9 anni, a ridurre il nostro disavanzo da 3 miliardi e mezzo a 1 miliardo e 2. L'abbiamo ridotto a un terzo di quello che era. E contemporaneamente ha visto nelle società partecipate, sempre messe sotto accusa, sotto rilievo, in realtà la somma dei loro utili è superiore ai 10 milioni, 10 milioni e 470. E contemporaneamente ha visto quanto gli interventi sulla sanità in realtà siano stati opportuni e gli stessi oneri di ammortamento sui mutui che vengono passati dal Fondo Sanitario Regionale al bilancio ordinario arrivano quando sono diminuiti da 96 milioni a 17 milioni. Quindi è una buona condotta contabile e finanziaria dei conti da parte della Regione Toscana che ci fa essere orgogliosi. Il rendiconto di quest'anno conferma e rafforza un trend positivo nelle situazioni finanziarie della regione. Intanto partiamo col dire che l'avanzo di gestione dell'esercizio 2023 raggiunge il tetto del 1.977 milioni, quindi questo testimonia una gestione attenta, oculata ed efficiente. C'è un trend altrettanto positivo che ormai è datato circa 8 anni, dal 2015, che riduce sensibilmente lo sbilancio, uno sbilancio che però deriva da normative che fino al 2015 consentivano di poter utilizzare le risorse disponibili in cassa per fare investimenti. Ecco, sono gli investimenti, credo, la parte qualificante del rendiconto, perché c'è un'inversione di tendenza, si riduce la spesa corrente, aumenta la spesa di investimento. È vero, si fanno più mutui, aumenta leggermente l'indebitamento, che comunque sta sotto la soglia dei limiti stabiliti dalla legge. Gli investimenti vuol dire interventi in infrastrutture a sostegno dell'economia, a sostegno delle comunità, significa quindi mettere risorse per lo sviluppo economico e dei territori, e questo è il compito della regione. Non nascondiamo le difficoltà, le criticità che sono emerse nel corso di questi anni, però c'è un elemento di tenuta positivo che ci trova convintamente a sostegno di questa maggioranza, a sostegno del lavoro che viene svolto dalla giunta regionale. È evidente una differenza di punti di vista, di vedute, se pensiamo alla questione che riguarda le tasse e non solo. Da parte nostra un'attenzione massima a non gravare mai sui cittadini toscani rispetto all'equilibrio dei conti, con la possibilità di andare a ricercare le risorse anche in altri settori. Nonostante il miglioramento del disavanzo e passa da 3 miliardi e mezzo di euro a 1,2 miliardi nel giro di 10 anni, in realtà la Corte dei Conti ha messo a nudo tantissime contraddizioni interne, un perimetro della spesa sanitaria che non diminuisce, anzi continua tendenzialmente a crescere e va all'82% complessivo delle spese del bilancio regionale, la gestione del personale è poco trasparente e poco efficace.
efficace. Addirittura la Corte dei Conti ha messo in evidenza che su alcune aziende partecipate la Regione Toscana ha fatto delle leggi per violare gli stessi limiti di assunzione che si era imposta per tenere sotto controllo i conti pubblici. E poi sulle società partecipate c'è una situazione molto pericolosa, riguarda ovviamente non solo la società Termini Montecatini, che sappiamo è in concordato ma che è già costata 11 milioni di euro di svalutazione, ma anche Fidi Toscana e Firenze Fiera non se la passano benissimo. È una situazione molto complessa, a fronte della quale il Presidente Gianni in realtà ha detto va tutto bene, madama la Marchesa. Oggettivamente, di fronte al tema del perimetro di bilancio sanitario, dove la Regione Toscana utilizza una modalità di spesa che non è corretta e l'ha messo in evidenza la Procura della Corte dei Conti e la Corte dei Conti, tant'è vero che dovrà essere, come dire, riequilibrata anche quella partita, perché non si possono utilizzare quelle risorse nell'ambito del perimetro sanitario, e è già la seconda volta che la Regione Toscana lo fa, ed è già la seconda volta dopo la sentenza della Corte Costituzionale del 2022 che viene richiamata in sede di parifica. Ebbene, siamo di fronte a un quadro dove dal punto di vista dei conti la situazione è davvero davvero difficile, e in Consiglio regionale il Partito Democratico ci ha raccontato tutta un'altra storia a cui non crede nessuno. La Corte dei Conti evidenzia delle criticità che nella parificazione non vengono comunque tenute in conto e che lei ribadisce, e che poi le nostre partecipate sono partecipate da cui potremmo ottenere qualche cosa di più, non tanto come dividendi, ma dando delle impronte, perché comunque siamo soci importanti, ecco. Senza memoria non c'è futuro. Il presidente Antonio Mazzeo ha presentato due progetti e gli esiti dei bandi finanziati dall'avanzo di amministrazione, risparmi sui costi dell'Assemblea Toscana. I due bandi, nello specifico, sono volti a salvare il patrimonio storico andato in parte perduto nelle recenti alluvioni e celebrare l'80° anniversario della Liberazione. Siamo partiti da un'idea: senza memoria non c'è futuro, e abbiamo scelto di toccare due questioni per noi fondamentali. La prima aveva toccato i nostri cuori, l'alluvione del 2 di novembre che ha colpito la Piana Fiorentina e non solo, prima quello che aveva colpito il Mugello. Abbiamo deciso di destinare 1.300.000 euro per sostenere le difficoltà di chi aveva perso i propri archivi, le biblioteche, penso a quella di Pontedera, ma anche tante altre. 33 progetti presentati, e noi daremo una mano perché non si perda un pezzo di storia fondamentale della nostra regione. E poi 400.000 euro dedicati agli 80 anni della Liberazione e agli 80 anni dagli eccidi terribili e dalle stragi nazifasciste. Hanno toccato gran parte della nostra regione. Tanti progetti presentati dalle amministrazioni locali, dall'ANPI locali, da associazioni del territorio. Insomma, con queste risorse, che sono frutto della buona politica, dei risparmi sui costi della politica, abbiamo fatto in modo di costruire memoria, perché solo partendo dalla memoria si può costruire un futuro migliore per i nostri figli. Era doveroso che il Consiglio regionale sostenesse iniziative da una parte di recupero del patrimonio storico culturale di quei comuni che sono stati alluvionati e non solo, dall'altra il recupero della memoria, la valorizzazione. 80 anni dalla Liberazione era una data importante, il 2024 si deve completare con tutta una serie di iniziative che vedranno il Pegaso protagonista, Pegaso simbolo della libertà e della nostra Liberazione, che a questo punto torna protagonista in tutti i comuni toscani grazie a oltre 100 domande che nel complessivo hanno visto tanti comuni, tanti istituti rispondere positivamente all'appello dell'Ufficio di Presidenza, del quale sono vicepresidente, e ringrazio il presidente Mazzeo e tutti gli altri colleghi per aver condiviso questa iniziativa. Sono due iniziative molto importanti che l'Ufficio di Presidenza ha inteso portare avanti, e il Consiglio tutto, che parlano da un lato della possibilità, in questa ricorrenza così importante come gli 80 anni della Resistenza e della Liberazione, di rendere attuale, di tenere viva la memoria,
rendendo attuale il messaggio che ci portiamo dietro da tanti lustri, ma che spesso abbiamo bisogno di ribadire e di testimoniare, ed è bellissimo vedere come tanti comuni e tante associazioni hanno aderito a questo bando, hanno proposto progettualità davvero interessanti rivolte soprattutto alle giovani generazioni. Dall'altra parte un intervento che non potevamo non considerare, ovvero quello di aiutare i comuni colpiti dall'alluvione terribile del 2 novembre scorso a recuperare il proprio patrimonio bibliotecario, archivistico, riconoscendo l'importanza appunto di mantenere viva anche in questo caso la memoria, la cultura, le nostre tradizioni, le nostre testimonianze scritte, che sono un tassello fondamentale per conoscere ciò che siamo stati, costruire il nostro presente e costruire soprattutto il futuro a venire. E al Media Center Sassoli, la sala stampa del Palazzo del Pegaso, si è svolta la conferenza stampa di presentazione di Medioevo nel Borgo, la manifestazione che si svolge dal 2 al 4 agosto a Rocca Tederighi, nel comune di Roccastrada, in provincia di Grosseto. Ogni primo fine settimana d'agosto Rocca Tederighi si catapulta in un viaggio senza tempo, immergendosi nel suggestivo scenario del Medioevo nel cuore del Borgo, quindi botteghe che riaprono le porte, residenti che si trasformano nel contesto dell'epoca, le antiche stradine che raccontano storie di contadini, pellegrini, pensionati, ciascuno esibendo proprio i propri tessuti, oggetti d'arte, strumenti essenziali per la vita quotidiana. Una bella manifestazione. La Toscana è una terra in grado di attirare dalle grandi città ai piccoli borghi, dalle colline al mare, milioni di turisti durante questa estate. È bello sapere che ogni territorio è in grado di produrre tanta rappresentazione della nostra identità, della nostra storia. Questo è un caso emblematico. Rocca Tederighi, uno dei luoghi più belli della nostra regione, torna nel Medioevo. Lo fa dal 4 al 6 di agosto, provando a raccontare l'identità di un territorio, l'arte, la storia, la cultura, la bellezza, e lo prova a fare anche attraverso arte di strada, provando a coinvolgere le energie migliori. È un modo per far conoscere quanta bellezza c'è nella nostra Toscana diffusa, e per questo è un impegno che mi sono preso, cercare di dare voce a quei territori che offrono tanto, possono offrire tanto, che forse sono meno noti di altri, ma non meno belli. Sono quasi 30 anni che il borgo di Rocca Tederighi, tra l'altro un borgo veramente molto bello e caratteristico, tipico della Maremma, di quelli che sono i borghi della Maremma, dove si diciamo, rivive per tre giorni, si ricrea quell'atmosfera che è quell'atmosfera medievale. Un'atmosfera che negli anni diciamo, è piaciuta moltissimo e attira un sacco di turisti, grazie anche all'impegno delle persone che ci mettono per questa ricreazione appunto del borgo medievale. 30 anni dalla prima edizione di questa splendida manifestazione con cui a Rocca Tederighi si ritorna indietro nel tempo, nel Medioevo, in un'epoca di dame, cavalieri, artisti di strada, giocolieri, giullari. Si resiste nel tempo grazie a una comunità che è molto forte, grazie a una Proloco che è capace di ogni anno di coinvolgere tanti giovani. Il Medioevo nel Borgo, oltre a essere una bellissima festa, è anche una tradizione importante che affonda le radici nella storia del paese, ma è talmente attuale che sa attrarre le nuove generazioni e quindi rafforza il senso di appartenenza alla comunità a partire dai più giovani. Ormai è un appuntamento fisso a cui io sono particolarmente legato per la mia storia, le mie origini e l'affetto che tutto il paese, verso tutto il paese dobbiamo nutrire, perché tutti sono impegnati in questa manifestazione che accoglierà migliaia e migliaia di persone anche quest'anno. È rinnovato perché ovviamente ogni anno ci sono sempre delle novità, e quindi l'invito è che in quei giorni ci sia tanta gente da tutta la Toscana, venite perché è un momento davvero importante e non ve ne pentirete. E per questo nostro incontro è tutto, vi ricordo per gli aggiornamenti, le delucidazioni, gli approfondimenti www.inconsiglio.it. Io vi aspetto come sempre qua tra 7 giorni dentro il Consiglio.